Gianfranco Fabi, editorialista economico in nostra compagnia che abbiamo raggiunto telefonicamente. Gianfranco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi e a quanti ci ascoltano. Altri passaggi di Mario Draghi, ha detto sostanzialmente che nel recovery plan c'è il destino dell'Italia e poi anche sbaglieremmo tutti a pensare che il PNRR, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti, di numeri, scadenze, obiettivi. Nell'insieme dei programmi c'è anche e soprattutto il destino del paese. Insomma, considerato anche il fatto, Gianfranco, che il via libera non è in discussione perché la maggioranza è molto ampia, è un dibattito, è un, scusate, un intervento molto atteso e forse possiamo iniziare a dirlo che ci siamo dopo mesi, se non forse anche anni di discussione su questo tema? Beh, direi sicuramente di sì, ci siamo arrivati al Re della Razione, siamo arrivati al varo, quando si lancia la bottiglia contro la chiglia di una nave e si vara la nave, siamo al varo di questa recovery plan che dovrebbe essere un meccanismo che aiuta l'Italia ad uscire dalle secche in cui non solo per il Covid, non solo per la pandemia è da troppi anni ferma. Quindi c'è un grande investimento finanziario grazie all'Europa, ma il compito dell'Italia, l'ha sottolineato proprio nelle prime parole che abbiamo sentito da Mario Draghi, è quello di muovere queste risorse, di rendere sicuramente effettive nel più breve tempo possibile. Quindi il ruolo dei comuni, delle regioni è importante e vedremo poi all'interno di questo piano quali saranno i meccanismi, perché uno dei grandi problemi italiani è che i soldi non si riescono a spendere e magari si spendono anche male. Quindi c'è un problema di semplificazioni, c'è un problema soprattutto di controlli che non impediscano al meccanismo di funzionare, c'è un problema di collaborazione da parte di tutti a che questi obiettivi vengano raggiunti. Quindi è un piano sicuramente ambizioso, epocale, ha detto Mario Draghi, un piano sicuramente diverso da tutti gli altri piani che l'hanno preceduto, anche per la forte dotazione finanziaria che riserva grazie appunto ai fondi europei, ma avrà una grande prospettiva se saprà smuovere i meccanismi che tengono ancora ferma l'economia e la società italiana, i meccanismi che sono molteplici, sono fatti di complicazioni burocratiche, sono fatti di privilegi corporativi, sono fatti di tanti elementi che non sarà facile smuovere, ma che sarà necessario, anzi indispensabile smuovere. E ricordiamo ancora come all'interno del comunicato, ovviamente il primo comunicato che parla di questo programma, riduttivo evidentemente definirlo progetto, si parla insomma di investimenti di oltre 87 miliardi di euro, quei quasi 90 che citava Draghi per gli enti territoriali, le varie missioni insomma sono ovviamente all'interno del PNR, istruzione e ricerca, stanziati circa 32 miliardi di euro. Di cui 31 dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e 1 miliardo dal fondo. L'obiettivo è anche rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali, anche questo l'abbiamo ascoltato durante l'intervento di Draghi. La missione Rivoluzione Verde, transizione ecologica, la famosa espressione ce lo chiede l'Europa, ma forse ce lo chiede il pianeta stesso sostanzialmente. Inclusione e coesione, la quinta missione del PNRR, la salute. Come sesta missione, la prima, digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, stanzia complessivamente quasi 50 miliardi. E poi ricordiamo anche l'idea della riforma della giustizia e anche il divario tra il Mezzogiorno e il resto dell'Europa. Insomma, i temi sono tanti. L'approvazione, come detto, non è in discussione, ma c'è attesa per le parole di Draghi e anche per le risposte che ci saranno poi domani, dopo anche l'intervento al Senato. In tutto questo, mi sembra Gianfranco che volevi completare forse il tuo ragionamento. Ma indubbiamente, completandolo nel senso che è un programma ambizioso, è un programma che ha tanti miliardi messi a disposizione, è un programma che richiede appunto la collaborazione di tutti. Lo sappiamo, hai detto precisamente che c'è una grande maggioranza, una maggioranza che ha espresso già nei giorni scorsi qualche dubbio, qualche riserva, qualche richiesta particolare, come si è sempre fatto, come ci ha abituato la politica nelle leggi finanziarie. Questa è una maxi finanziaria, una finanziaria diciamo 10 volte le finanziarie tradizionali, quindi
era inevitabile che ci siano anche delle richieste particolari dai singoli gruppi, però mi pare che ci sia al fondo la coscienza che sia un'occasione da non perdere, che sia un'occasione in cui non si può tirare la coperta da una parte o dall'altra, anche perché la coperta è abbastanza ampia da coprire un po' tutto. Sicuramente ci sarà bisogno anche da parte delle forze politiche di un po' di responsabilità. A qualcosa dovranno rinunciare, a qualche privilegio qualche corporazione dovrà rinunciare, qualche semplificazione potrà richiedere appunto che si superi un po' la prassi che c'era del ricorso al TAR, del blocco, delle consuetudini fatte appunto da tanti elementi che hanno impedito di fare tante cose negli ultimi tempi e che hanno prolungato per esempio le grandi opere. I tempi di realizzazione delle grandi opere sono ormai dei tempi, si diceva una volta, biblici, dei tempi molto lunghi, quindi anche la capacità di attuazione di queste riforme sarà importante, anche perché, non dimentichiamolo, questi soldi arriveranno se l'Italia sarà capace di spenderli. Non arrivano come preventivo, arrivano come consuntivo e dopo la rendicontazione di cui parlava Draghi, che l'Italia dovrà fare. Quindi saremo sottoposti a un controllo, ma direi un controllo virtuoso, non dobbiamo prenderlo come un controllo che ci mette appunto, che ci lega le mani, che ci ammanetta in qualche modo. È un controllo virtuoso perché noi possiamo fare le cose giuste, e quindi è questa logica che dice: ce lo chiede l'Europa, ma ce lo impone l'Europa, ma per il nostro bene. Questo dobbiamo in fondo capirlo, e dovranno capirlo coloro che hanno qualche privilegio da difendere e qualche privilegio di troppo. Giusto, insomma, aggiunta e spiegazione ulteriore che ci dà Gianfranco in questo ragionamento che stiamo facendo sul Recovery Fund e sull'intervento di Draghi alla Camera. Aggiungiamo anche, insomma, un impatto complessivo del PNRR sul PIL nazionale fino al 2026, stimato in 16 punti percentuali. Per il Sud l'impatto invece è previsto di 24 punti percentuali. L'espressione hashtag staremo a vedere è fin troppo banale in questo senso. Però, come vedete anche dal titolo, in sovrimpressione, l'Italia riapre, zona gialla, finalmente, possiamo dirlo un po' tutti quanti, ma spunta anche una variante indiana. In realtà la variante indiana c'è da tempo, ma insomma sono segnalati, ed è notizia di oggi, due casi in Veneto, lo ha annunciato lo stesso presidente della regione Zaia, con a questo punto il timore, perché è vero che si parla di cosa fare quando l'epidemia sarà passata, però, come dire, Gianfranco, ci siamo ancora dentro fino al collo, insomma. Con questa introduzione, quando si parla di varianti, forse si sa ancora molto poco da questo punto di vista, e si teme che magari la campagna vaccinale, che è già abbastanza così, insomma, non così diffusa ed efficace come vorremmo, possa subire ulteriori rallentamenti. Insomma, che cosa dobbiamo pensare da questo punto di vista, e che idea ti sei fatto tu a fronte di questo nuovo annuncio e del piano vaccinale che, insomma, fa fatica? La Lombardia ha dovuto riaggiornare nuovamente il programma, diciamo, di vaccinazione, mentre nel Regno Unito già si vaccinano i 44enni. Ecco, sì, i problemi ci sono. Quello di cui ormai siamo convinti è che questo virus sia una brutta bestia, diciamolo così, una brutta bestia fin dall'inizio, che abbiamo fatto fatica a comprendere la pericolosità nei mesi scorsi, l'anno scorso, abbiamo fatto fatica ad arrivare poi a renderci conto che non potevamo dare vinto al virus, e che comunque bisognava alzare le barriere, e abbiamo avuto una terza ondata che hanno sorpreso un po' tutti. Penso che ormai sia diffusa la convinzione che comunque non si può darla vinta, che comunque bisogna reagire, che comunque bisogna osservare tutte le cautele del caso. Però, ecco, c'è bisogno di riprendere la vita, c'è bisogno di riprendere anche la fiducia nei vaccini, e la fiducia che i vaccini potranno anche nei prossimi mesi riuscire a vincere queste varianti che sono inglesi, sudafricane, ce ne arriveranno dalle altre, quella indiana. Sicuramente sono qualcosa che cercano in qualche modo di difendere il virus dai vaccini, ma dobbiamo avere la coscienza che la scienza potrà riuscire a superare anche questi problemi. Indubbiamente non bisogna, come si dice, non bisogna abbandonarsi ai deveri tutti. Oggi è una giornata
in cui si può mangiare all'aperto, ma un po' dappertutto in Italia piove, non so quanti siano riusciti a mangiare all'aperto, e quindi in qualche modo bisogna anche adattarsi alle circostanze. Abbiamo avuto pazienza per 13 mesi, per 14 mesi dal marzo dell'anno scorso, forse avere un po' di resistenza ancora ulteriore, anche pur sfruttando le possibilità che appunto ci vengono concesse, perché comunque il virus è un po', grazie appunto ai vaccini, non si è fatto non moltissimo, ma qualcosa si è fatto, almeno i settantenni e gli ottantenni sono stati vaccinati in larga parte, che sono le persone più fragili. Quindi riprendere un po' la vita, ma tenere desta l'attenzione e tenere desta anche la fiducia che comunque con i giusti mezzi questo virus prima o poi riusciremo comunque a debellarlo. E mentre vediamo, insomma, anche immagini di Milano di questi giorni, insomma, in cui più o meno sicuramente le strade sono un po' più piene, è anche vero che, insomma, il meteo non ci agevola. Abbiamo aspettato, insomma, mesi questo giorno, e poi effettivamente ecco che, come dice la legge di Murphy, se qualcosa può andare male lo farà. Bisogna avere a che fare, insomma, con la pioggia, anche se devo dire che a Milano oggi il tempo ha tenuto, almeno fino a questo momento. Tornando alla gestione dell'epidemia e anche in qualche modo a quello che sta accadendo, insomma, anche oggi alla Camera con Draghi che riferisce in qualità di Presidente del Consiglio, è evidente che insomma oggi si parli molto meno dei singoli partiti, un po' perché, diciamo, non è il momento sicuramente. Si è parlato nel Partito Democratico, ma per, diciamo, l'addio di Zingaretti, altrimenti, insomma, il tema sarebbe stato sicuramente meno sentito, e con l'ingresso come leader del movimento da parte di Enrico Letta. Si parla del quello che ancora dovrebbe essere, perché così le ultime elezioni hanno deciso, il primo partito italiano, cioè il Movimento 5 Stelle, anche se per i sondaggi al momento è la Lega, più per fattori lontani dalla politica, vedi il caso che riguarda il figlio di Beppe Grillo e il video che ha pubblicato Beppe Grillo in qualche modo per difendere appunto il figlio. Questo per dire che, insomma, di 5 Stelle si parla più per cose extra che per cose inerenti alla politica, eppure è in corso comunque una sorta di tentativo di ribalta, insomma, per quanto riguarda i vertici del movimento, che la cui, diciamo, ascesa è stata, diciamo, molto veloce, perché comunque i partiti in generale non avevano da parte loro il grande sostegno da parte degli italiani. Ma insomma, così come è stata forte l'ascesa, è stata per certi versi anche forte la discesa, per il fatto che il partito si è mostrato tra i più abili nel, diciamo, destreggiarsi all'interno, no, del sistema, tant'è, certo, che in un mandato ha fatto il governo con i tre principali partiti avversari. Ecco, questo tentativo di ricostruire anche attraverso un nuovo leader, cioè Giuseppe Conte, come sta proseguendo secondo te, insomma? Che cosa dobbiamo aspettarci da questo punto di vista? Beh, indubbiamente sta proseguendo con molta difficoltà, perché, come hanno dimostrato gli ultimi mesi, 5 Stelle sono un po' un partito delle contraddizioni. Le contraddizioni perché, appunto, come dicevi giustamente, hanno fatto due governi dopo aver per mesi proclamato il fatto che non si sarebbero alleati con nessuno. Poi si sono alleati sia con la destra sia con la sinistra, poi hanno appoggiato la candidatura di von der Leyen alla presidenza europea, ma si sono sempre messi contro all'uso dei fondi europei, per esempio con il MES. E questa vicenda, appunto, del capo politico, appunto, oppure del capo tout court dei 5 Stelle, è emblematica. Sono passati da un trasgressivo come Beppe Grillo, sono passati dai giorni del Vaffa, in cui sembrava che fosse il torpiloquio fosse un modo di fare politica, a una persona che in fondo è un grande borghese, elegante, distinto, che ha un discorso molto, molto franco, ma molto civile, come Beppe Conte, come Giuseppe Conte, che è, diciamo, l'esatto opposto rispetto a Beppe Grillo. Quindi è una trasformazione sicuramente difficile questa dei 5 Stelle. Vedremo come andrà a finire, anche perché poi una cosa da non dimenticare è questa disputa con la piattaforma Rousseau, con il figlio di Gianroberto Casaleggio, che era stato tra i fondatori, con le istituzioni interne, con Di Battista da una parte, Di Maio dall'altra,
Quindi ci sono tanti elementi che compongono il quadro e che darebbero appunto un elemento di instabilità anche politica. Però c'è un elemento importante che vorrei sottolineare: in questa fase politica nessun partito è indispensabile, non sono indispensabili i 5 Stelle, non è indispensabile la Lega, non sono indispensabili neanche gli altri, perché la maggioranza è talmente ampia che anche se qualcuno facesse un out e uscisse fuori, il governo resterebbe in carica. Ovviamente si assumerebbe qualcuno che dovesse uscire una responsabilità enorme, perché perdere i fondi europei sarebbe veramente una colpa, direi un peccato più che mortale. Però anche se per ipotesi si è parlato per esempio della Lega che potrebbe in qualche modo distaccarsi, si è già astenuta sul fronte dell'ultimo decreto legge, ecco, però la Lega a questo punto non ha alcun rilievo, potrebbe uscire, il governo resterebbe in piedi lo stesso. Quindi nessun partito è indispensabile, questo rafforza il governo, rafforza un po' anche il paese, perché poi richiama tutti i partiti la responsabilità, e rispetto al passato in cui bastavano appunto 5 o 6 persone per mettere in crisi il governo, per mettere in crisi la legislatura, adesso siamo in una situazione completamente diversa, anche perché siamo in una situazione di emergenza, anche perché abbiamo una potenzialità di risolvere e affrontare i problemi che chi si mettesse di traverso si assumerebbe una colpa gravissima, come dicevo. Intanto abbiamo visto durante il nostro ragionamento, stavamo guardando anche quando Conte era premier e insomma in uno dei suoi tanti discorsi che ha effettuato al paese nel corso del periodo della epidemia. Gianfranco Fabi, ti ringrazio come sempre per la disponibilità e per le tue analisi. Ci sentiamo presto, alla prossima. Grazie mille, grazie a tutti.